Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Adesso vediamo insieme questo pane, questa esecuzione di questo filone di pane con farina di tipo 2, quindi una semi integrale. Vi ricordo come al solito di lasciare un like, di condividere il video, così facendo supportate il mio canale. E di iscrivervi naturalmente se non l'avete ancora fatto. Bene, seguitemi. Eccomi, allora ho preparato la farina, i licoli, l'acqua e il sale. Quindi vado a fare prima un'autolisi di mezz'ora, 30 minuti, inserendo una buona parte di acqua, e poi passata la mezz'ora metto i licoli, lo peso prima perché vedete, peso la quantità che mi serve, lo infilo tutto in planetaria, faccio girare e metto acqua, l'acqua che è rimasta piano piano. E questo è l'impasto pronto, lo faccio rilassare una mezz'oretta, poi ho fatto un giro di pieghe e adesso vi faccio vedere, faccio un altro giro però sul piano di lavoro. Scusatemi la voce perché sono raffreddatissima, quindi mi sentirete un pochino anche un po' rauca. Ok, faccio delle pieghe così sul piano di lavoro, quindi avevo fatto prima un giro direttamente nella ciotola, ha fatto riposare anche un'ora, poi faccio questo giro così e rimetto nella ciotola. La ciotola l'ho unta di olio, poco olio, la copro e la lascio almeno 2 ore coperta a temperatura ambiente. Dopodiché, vedete, faccio queste pieghe così. E poi lo lascio lievitare almeno altre 2 ore, quindi in totale 4 ore. Però guardate, la lievitazione dipende molto dalla temperatura. Adesso è inverno, fa freddo, quindi i tempi si allungano un pochino. Naturalmente se fate questo impasto d'estate si accorciano i tempi e è preferibile anche usare il frigo. Bene. Faccio un giro di pieghe, le classiche pieghe a tre. Faccio tra un giro e l'altro di pieghe, faccio riposare 30 minuti, quindi poi ho fatto anche un altro giro, qui non ve l'ho fatto vedere, 2 giri di pieghe possono bastare. E procedo poi dopo i 30 minuti alla formatura. Ok, io formo un filone. Se volete fate una pagnotta. Appiccico un pochino, metto un po' di semola sulle mani. Formo così, ma se volete potete anche adottare un altro metodo. Sul canale, se andate sulla playlist, trovate pieghe, impasti e altri piccoli video anche sulla formatura, dove faccio vedere diversi tipi. Basta andare sulla playlist e cercare. Ok. Ho formato questo filone un po' cicciottello perché lo metterò dentro il cestino, un cestino che è un pochino alto. Ho messo la semola e il telo. Io preferisco sempre mettere il telo perché se non lo mettiamo, si può mettere anche tanta semola, ma poi rischiamo che quando lo giriamo non si stacca. Quindi con il telo vado benissimo. Metto un po' di semola. E siccome sono arrivata la sera tardissimo, chiudo tutto in una busta e metto in frigo. Domani mattina lo tirerò fuori un'oretta prima di infornare.
Bene, eccolo qua. Non è aumentato tantissimo di volume, forse potevo lasciarlo anche a temperatura ambiente perché tanto comunque fa freddo, anche con i riscaldamenti accesi le temperature sono un po' bassine. Faccio un disegnino così, tanto per una spiga. Un'altra piccolina. Quindi ho fatto questo impasto in purezza con la semo, con, scusate, con la farina di tipo 2, che è una semo integrale. Di solito preferisco tagliare con la semola oppure con la zero. Questa volta ho voluto usarla in purezza. Bene. Posso infornare a forno caldo a 250 gradi con vapore. Allora, eccolo qua, vedete, sta crescendo. Io ho messo la funzione vapore, se non ce l'avete potete dare benissimo una spruzzata per 2 volte. Mi scuso tanto per la voce, credo questo video poi lo rifarò con un doppiaggio diverso. Però stasera è così, siccome me l'avete chiesto poi in questo video di questo pane, quindi l'ho voluto fare per voi. Eccolo qua, vi metto la procedura per la cottura. Sembra bello, adesso vediamo l'interno quando sarà un po' freddo. Andiamo a tagliare la fetta. Sì, anche il disegnino è venuto niente male, perché non sempre viene così. Eccolo qua, si è aperto anche abbastanza bene, anche essendo una farina semintegrale. Bello croccante. Oh, a noi piace ben cotto, naturalmente se lo volete meno cotto dovete aumentare la cottura e magari diminuire il calore. Regolatevi comunque con i vostri forni. Eccolo qua, c'è qualche buchino di troppo, forse non ho chiuso molto bene, però è molto bello, vedete? Direi che va bene così. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Spero che la mia voce migliori, però scusatemi tanto.